Giugizia, se ben ritrovati, oppure se è la prima volta che capitate da queste parti, ciao, benvenuti, io sono Giuliana, pubblico nuovi video ogni lunedì e venerdì, perciò se non l'avete ancora fatto iscrivetevi per non perderne nessuno. Detto questo, veniamo al video di oggi, che è il tutorial per creare una decorazione un po' diversa dal solito. Vi mostrerò infatti come trasformare una semplice scatola in cartone in un piccolo diorama decorativo, proprio come questo. Mi piaceva proprio l'idea di trovare un modo per riciclare le scatole in cartone che ogni volta conservo e poi non so mai esattamente come sfruttare, e mi è venuta questa idea. È una specie, appunto, come dicevo, di piccolo diorama, di piccola light box con delle parti appese e tutte delle decorazioncine interne. Ovviamente voi potete sbizzarrirvi e cambiare le decorazioni a vostro piacimento, la mia è soltanto un'indicazione. Se però questa idea vi piace, io come ogni volta vi invito a continuare a guardare questo tutorial ed ecco quello che servirà per questo progetto. Del cartoncino colorato, il template che potete scaricare sul mio blog per creare l'uccellino in carta, le nuvole e il banner con la scritta. Del filo da pesca, un batuffolo di cotone, della colla a caldo, della colla vinilica, delle forbici, un taglierino, del muschio e delle foglie finte, dei fiori finti di piccole dimensioni, degli occhietti e una scatola. Per prima cosa stampiamo il template per l'uccellino sul cartoncino colorato che abbiamo scelto e procediamo a ritagliarlo. Perfetto! Ora, utilizzando il taglierino, pratichiamo un taglio in corrispondenza delle linee guida del template, proprio come vedete. Ora applichiamo della colla vinilica sul taglio e inseriamo le ali fissandole con dell'altra colla in questo modo. Lasciamo asciugare la colla per qualche minuto e nel frattempo dedichiamoci alle altre decorazioni. Ritagliamo il banner e le nuvole dal template che avremo precedentemente stampato su cartoncino bianco. Molto bene, ora ricaviamo delle palline di cotone dal batuffolo in questo modo. E procediamo ad incollarle sul template della nuvola usando la colla a caldo. E voilà, anche la nuvola è pronta! Ok, è il momento di iniziare a decorare la scatola, perciò prendiamo il muschio e le foglie finte e incolliamole all'interno usando la colla a caldo in modo da creare una composizione bilanciata. Procediamo incollando anche i fiori finti . Ora prendiamo il filo da pesca e incolliamone un'estremità sul retro della nuvola usando la colla a caldo. Misuriamo la lunghezza alla quale tagliare il filo . Annodiamo l'estremità libera e incolliamolo nella scatola utilizzando la colla a caldo
Perfetto, è tempo di ritornare al nostro uccellino in carta. La colla è asciugata, perciò possiamo procedere incollando l'occhio. Dopodiché incolliamo anche il filo da pesca sul retro, proprio come vedete. Tagliamo il filo della giusta lunghezza, annodiamo l'estremità libera e incolliamolo nella scatola in questo modo. Fatto! Ora non ci resta che applicare il banner. Il progetto finito, pronto per portare un tocco originale e in questo caso primaverile nelle vostre case o anche per essere regalato, perché no. Come avete visto, io ho inserito all'interno queste lucine tipo fairy lights a batteria solo per aggiungere un tocco in più, ma eventualmente potete anche lasciarlo senza lucine e sbizzarrirvi e cambiare le decorazioni un po' come preferite. A me piaceva l'idea di creare questi uccellini in carta che potete sfruttare anche per altri progetti, la piccola nuvoletta, i fiori, insomma dare un po' un'atmosfera primaverile. Se questo progetto vi è piaciuto, come ogni volta, io vi invito a cliccare mi piace in modo che io possa saperlo. Se vi va, condividete il video e mettetelo tra i preferiti. Se non l'avete ancora fatto, ovviamente, iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi progetti. Vi ricordo che, come ogni volta, sul mio blog troverete altre immagini di questo progetto finito insieme alla lista di tutti i materiali necessari e il link al mio post dedicato è nella info box qui sotto. Per oggi è davvero tutto, io vi auguro una favolosa giornata, vi mando un grandissimo bacio e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!